Buongiorno e bentrovati al consueto appuntamento della mattina con Buongiorno con noi, la rassegna stampa del TG noi Ospite di oggi, lo abbiamo già annunciato, è Massimo Mallegni buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti Ex sindaco di Pietrasanta e candidato alle prossime elezioni comunali sempre a Pietrasanta con un punto interrogativo perché lo sapete, è storia di questi giorni eh, Silvio Berlusconi avrebbe indicato il suo nome come eh, quello del candidato delle forze di centrodestra per le prossime elezioni regionali. Anche di questo, ovviamente, vorremmo parlare eh, questa, eh, questa mattina, anche perché Mallegni iniziamo subito, proprio eh, direttamente con lei, perché sul Corriere della sera di oggi c'è un, un articolo, un, un pezzo che la riguarda eh, nelle pagine interne. Intanto prego la regia di inquadrare comunque la prima pagina del Corriere della Sera, così facciamo subito vedere anche quella, eh, dedicata eh, alla questione dell'immigrazione, strage in mare, lite sui soccorsi, i eh, più di eh, 300 vittime, polemiche sulla missione, Renzi, basta, eh, cinismo. Si parla del nuovo gravissimo incidente che è eh, capitato sulle coste a largo delle coste italiane, poi ci sono eh, diverse pagine dedicate alle cronache eh, dall'estero, però poi eh, quando si inizia a parlare di, di cronache interne si parla eh, di elezioni. E c'è questo, questo pezzo eh, che riguarda proprio Massimo Mallenni, il titolo, torna l'ex sindaco che fu denunciato da Manzione. Lo, lo leggiamo insieme e Mallenni poi le chiede ovviamente un suo commento. Eh, Massimo Mallenni, 46 anni albergatore, prima di finire in carcere nel, nel 2006, parentesi, da innocente. Eh, sindaco di Pietrasanta ci riprova. È stato ricandidato dal centrodestra come primo cittadino a mandarlo in galera. Era stata una complessa vicenda partita da una denuncia dell'allora comandante dei vigili Antonella Manzione, che Renzi ha chiamato alla guida del dipartimento affari giuridici di Palazzo Chigi a far arrestare Mallegni. Parentesi, sarebbe piaciuto a Berlusconi come candidato alle regionali, era stato il fratello di Antonella, Domenico Manzione, allora PM e oggi sottosegretario agli interni del governo Renzi. Allora, è la nota vicenda che l'ha portata anche alla ribalta delle cronache nazionali. Come commenta questo, questo trafiletto del Corriere della Sera? Ehm, beh, allora io spero che prima o poi si parli di Mallegni come amministratore insomma, okay. perché ogni volta che si fa il mio nome eh, ah, quello che hanno arrestato c'è eh, sempre, sempre una vicenda ovviamente che ti inquadra in qualche modo per farti ricordare, io ripeto spero anche prima o poi di essere ricordato per, per le tante cose buone che sono state fatte eh, nella nostra città insomma e su questo piano eh, devo dire che una persona in particolare eh, nella giornata di ieri, diciamo così, oltre a ricordarmi per, le, per la nota vicenda giudiziaria ho avuto il piacere che mi, mi, mi dicesse sì, però m, sei stato anche un, un ottimo amministratore eh, e questo insomma finalmente qualcuno che se l'ha ricordato e chi insomma. gli ha detto ieri questa cosa? il questa proprietario questa. della mia cravatta, attualmente mm. sono io il proprietario della cravatta ma il proprietario della, della mia cravatta, no, io sono contento di andare in giro con eh, questa cravatta che ieri eh, mi è stata regalata dal proprietario che ha il nome qui sotto, che è Silvio Berlusconi. Lei incontrato Berlusconi? Ieri. Perché finalmente dopo tanto tempo, dopo tanti anni, eh, eh, c'è stato modo di fare una chiacchierata, diciamo così, anche... Al di là delle questioni giudiziarie, ci sconvolge già la scaletta del nostro programma. Quindi, lei ha incontrato Berlusconi ieri. Vabbè, ma lo incontrano, è un uomo che incontra tutti, è una persona aperta che riceve, Oddio, però, tu, riceve persone proprio, cittadini. Tutti, proprio tutti, no. Ma la questione è che Berlusconi, almeno dalle cronache dei giorni scorsi, avrebbe indicato il suo nome come allora, il nome del candidato alle prossime ma elezioni guardi, regionali della Cianfranca. Ehm, questo è il segreto di Pulcinella, perché ormai. Eh, ci sono indiscrezioni, cose varie. A me fa piacere eh, dirlo qui eh, da voi stamani mattina eh, per la stima che ho nei vostri eh, riguardi. Eh, e quindi eh, i giornalisti li chiamano scoop, ma credo che sia soltanto una notiziola. Eh, io sono stato onorato del fatto che eh, il presidente Berlusconi abbia pensato a Massimo Mallegni come candidato alla presidenza della giunta regionale. Eh, è chiaro che eh, non ho mai eh, pensato poi di farlo, in, in che termini? Nei termini in cui ovviamente la complessità della vicenda regionale toscana eh, ha investito questo momento particolare di riassetto di tutte quelle che sono, prima di tutto, le coalizioni nazionali. E, e poi ovviamente in questo momento difficile di Forza Italia che vede un attimino di confusione all'interno del partito ma non perché vi è confusione sulla linea politica, perché vi è confusione sulla eh, presenza di, di vari soggetti che in qualche modo eh, aspirano e le aspirazioni sono tutte legittime a eh, impostare e a, e a imporre la propria linea eh, di condotta. È chiaro che eh, l'unico che può imporre la linea di condotta è Silvio Berlusconi e quindi la presenza di Mallegni, che è il, la famosa barchettina, visto che siamo in, nelle giornate della nave Concordia, possiamo fare questo esempio, la barchettina di legno tra due navi da crociera, eh, si immagina lei se per caso queste si decidono di accostare una all'altra, la barchettina va in frantumi. Quindi il concetto è sì, Berlusconi mi ha chiesto personalmente di eh, dare la disponibilità sapendo perfettamente che il mio era un nome di servizio, eh, però mi ha fatto piacere soltanto il fatto che eh, in questa tornata elettorale eh, dove io sono concentrato su Pietrasanta, perché poi magari mh, se avrà voglia ne, ne parleremo, e ne parleremo ehm, sì. eh, il presidente Silvio Berlusconi abbia pensato, abbia pensato a me di tante persone, tanti personaggi validi che in Toscana ci sono, quindi ci mancherebbe, ci mancherebbe altro. Quindi al di là della cravatta che mh, me la porterò sempre con me insieme alle a altre due del, de che mi ha regalato il presidente, e, e di conseguenza è, è stato per me un, un onore soltanto eh, averci parlato e che lui mi abbia fatto questa proposta. Ripeto, rimane una proposta, cioè rimane una proposta di, di disponibilità che si ferma qua. Si ferma qua perché eh, Ognuno ha le sue priorità e quindi la, la nazione in questo momento ha una priorità, il partito ha una, ha una priorità, la Toscana ha un'altra priorità. Immagino però che abbiate parlato comunque delle elezioni regionali, è venuto fuori qualche, qualche altro nome? No, oltre eh, al suo... no, 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 no. È, è stato un colloquio molto lungo, quale eh, abbiamo toccato tutta una serie di questioni legate alla, alla mia vicenda, ovviamente e, e alla, alla questione anche politica eh, regionale, ma eh, non si sono fatti altri nomi e nessun'altra nessun indiscrezione. Eh, Mallenni, noi eh, l'abbiamo invitato come eh, possibile candidato eh, del centrodestra Pietrasanta, dalle, dalle sue parole comunque e capiamo che lei, con ogni probabilità, scenderà in campo a Pietrasanta per, per le prossime elezioni comunali. Lo abbiamo capito anche perché eh, possiamo vedere, penso, in anteprima il, il, suo il suo manifesto elettorale, quello che presenterà alle, alle prossime elezioni. C'è una bozza che gira perché come al solito quando le cose rimangono segrete, mi raccomando, deve rimanere segrete, voi ce l'avete già e quindi questo è un fatto estremamente, <ride> estremamente importante. Io prego la regia e, se, non si può, se possiamo, non se si possiamo può, vederla. Non questa... si può far finta di nulla, se possiamo... eh, che è partito come una battuta simpatica eh, uscita fra qualche amico eh, perché in questi, in questi ultimi dieci giorni abbiamo sfogliato la margherita, no? E quindi come facevamo quando eravamo ragazzini io e lei, mamma non mamma, mamma non mamma, mamma non mamma, eccetera eccetera. Questa storia del mamma non mamma è stata messa in grafica da Giovanni Bovecchi che è un grafico molto molto bravo che risiede a Pietrasanta, eh, è anche esperto d'arte, tra l'altro. E, e ne ha fatto un, un, uno slogan. Eh, non so se sarà poi questo il manifesto. Eh, Vedremo, comunque questa è una bozza che a me è piaciuta e di conseguenza voi l'avete, se la volete far vedere siete autorizzati a farlo. Ora non so se c'è qualche difficoltà per farla vedere in questo momento, magari lo possiamo far, la possiamo far vedere più avanti ai nostri telespettatori. Volevo tornare un attimo a Berlusconi, al suo incontro di ieri, avete parlato di tante cose, avrete parlato sicuramente anche... Eh, del contrasto che c'è in questo momento tra Berlusconi e Fitto eh, sulla, eh, sulla questione di, di Forza Italia No, no non, credo, non credo che fosse un argomento del quale io potessi come dire, eh, dare contributi diciamo così, che lui e le persone a lui vicine eh, sapessero già quindi io, io non voglio entrare nel merito Lei, lei ne ha a Berlusconi ha parlato di cose toscane quindi? Ho parlato di Toscana, ho parlato di una regione che eh, per troppo tempo è stato deciso di regalare al centro-sinistra. E, e mi, mi sono chiesto anche perché. Eh. Ieri sera il sindaco di Montecarlo Fantozzi, che avevamo ospite in questo studio, ha detto: mi sembra che anche stavolta i vertici regionali stiano cercando di capire se perdiamo o 5 a 0 o 8 a 0 Lei è d'accordo su questa affermazione? Ma eh, io le dico questo. Io non ho ancora capito, o meglio, mi sono fatto un'opinione ma me la tengo, eh, non ho ancora capito eh, per quale motivo si gioca a perdere. Ecco, è, mh, questa è la, è la domanda, perché eh, arrivare a due mesi dalle elezioni, tre mesi dalle elezioni, e non avere un candidato condiviso del centrodestra. O meglio, alternativo a Rossi, perché poi alla fine. È anche vero che la candidatura di Enrico Rossi è una candidatura importante, sì, cioè, è difficile che... da contrastare. Sì, è difficile da contrastare anche da parte, se non vado errato, io leggo i giornali come li leggiamo tutti, anche da parte di questa nuova ondata renziana che ha tentato in tutti i modi di spodestare il ma Per la verità, l'accordo c'è con per, per l'accordo c'è per forza. La, 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 lei si ricorda perfettamente il lupo che non arrivava all'uva e un all certo punto disse che era acerba e lì in Toscana è successo uguale, hanno fatto i conti i renziani hanno visto che perdevano 12 a 0, no 8 a 0 e perché Rossi sicuramente è un personaggio che all'interno del partito nella società civile, diciamo così quella organizzata del, del, del PD o del vecchio DS è uno che conta numeri importanti e quindi fra, fra una Figuraccia e, e Rossi Meglio Rossi, che comunque secondo me è una figuraccia, però è eh, questa è un'altra cosa. E allora secondo lei invece che figura farà il centrodestra? destra e, Guardi, io spero che faccia una bella figura, perché alla fine eh, è interesse eh, anche dello stesso Rossi, probabilmente avere una minoranza qualificata che rappresenta un numero importante di cittadini. E che porta un contributo, no? Eh, se no diventa la monocultura, eccetera, che non sta bene nemmeno a chi governa. Io ho fatto dieci anni il sindaco e, e devo dire che nella prima parte de, del mio mandato eh, c'è stato un confronto, nella seconda parte no. Quindi, cioè, il problema è quando hai un interlocutore serio, seppur di minoranza, riesci a fare tante cose importanti e a condividere il più possibile. Quando hai un interlocutore scarno e poco attento alle questioni del territorio e magari più a questioni di tipo personale, eh, questo è un problema, è un problema proprio di governabilità. Va bene, ci dobbiamo fermare per la ehm, pubblicità, una breve pausa, torniamo subito dopo e cominciamo a parlare magari andando anche a leggere i giornali di questa mattina di cose versiliesi e di pietra santa. Allora, siamo di nuovo in diretta con la rassegna stampa del TG Noi, con ospite Massimo Mallegni, ex Buongiorno. sindaco di Pietrasanta e eh, nuovo candidato a questo punto del centro-destra per le prossime elezioni comunali. Appena eh, sarà possibile, vi faremo vedere il, eh, la bozza di manifesto elettorale di Mallegni eccola qua, mi sembra che sia pronta la regia la può mandare in onda, eccola qua come aveva anticipato, Mallegni mama, mama o, o non, non mama, mama con le iniziali di Massimo eh, Mallegni potremmo fare un referendum eh, visto che ci seguono tanti cittadini in questo momento c'è anche il collegamento con l'SMS vi piace o non vi piace? se non gli piace si cambia Vabbè, potrebbe... facciamo partire il sondaggio, <ride> vediamo un po' Vediamo un po' se il manifesto colpisce o non colpisce. Eh, a questo punto, appunto, diamo la, la sua candidatura, ovviamente per certo, visto che il manifesto l'abbiamo avuto, l'abbiamo fatto vedere, quindi eh, c'è poco altro da dire. Andiamo a, a scorrere intanto le, mh, le pagine dell'edizione dell Via Regina Versiliese del Tirreno. In primo piano c'è la crisi eh, di Rete Versilia, la TV della Misericordia è un passo dal fallimento, tre settimane per trovare un acquirente e pagare i debiti monciatti. Il problema non è fare fuori me, ma perdere una realtà che ha dato tanto a questo territorio. E si rifà un po' la storia eh, di Rete Versilia News dalla, dagli esordi fino a questi ultimi anni eh, di crisi. Eh, sfogliando ancora abbiamo eh, la candidatura eh, di eh, baldini Massimiliano Baldini a sindaco di eh, Viareggio. Eh, malleni si era parlato anche della sua candidatura eventuale su Viareggio. Sul fronte del centro-sinistra in questi giorni si parla addirittura della candidatura possibile di Giorgio del Ghingaro, ex sindaco di Capandria a Viareggio. Sembra quasi che ci sia eh, la, la voglia di far venire comunque qualcuno da fuori. Da, di Viareggio per cercare di risolvere i problemi che ci sono in quella città, come se non fosse più possibile trovare una persona all'interno eh, di Viareggio per, per risollevare appunto, la città Viareggina. No, io, questo credo che a Viareggio ci siano persone in grado di poterlo fare. Il problema è che eh, Viareggio eh, ha bisogno di un, di un governo di salute pubblica, quello che io invocavo già tre anni fa. Quando io feci partire la mia associazione per il Comune Unico della Versilia e ragionavamo di Viareggio, eh, dicevamo che eh, i problemi di bilancio della città avrebbero portato il sindaco che si sarebbe insediato da lì a poco a doversi dimettere dopo un anno. Si è dimesso dopo un anno e mezzo. Ehm, perché? Perché se... La battaglia e la diatriba è tra le persone anziché sui temi, alla fine diventa un problema. Una città come Viareggio, che ha decine di milioni di euro di, eh, di disavanzo, ovviamente certificato dal Consiglio Comunale, più ci sono i disavanzi di tutte le società partecipate, e più ci sono i residui attivi, che sono questa famosa roba, anche se sulla legge di stabilità oggi c'è la possibilità di sparmarli nei prossimi 30 anni che sono questioni di bilancio complicate, ma insomma mettono in crisi la stabilità di un ente locale, serve obbligatoriamente un'unificazione un, un, un di tutti coloro i quali hanno a cuore la città. È, sta, è, partito, è partita l'iniziativa nei giorni scorsi di Baldini, Massimo, l'avvocato, l'ex senatore, per riunire tutte le forze in campo, dal PD a Fratelli d'Italia, da Sella, Fratelli d'Italia, una grande coalizione nella quale tutti facevano un passo indietro, si indicava il miglior candidato e poi si puntava per i prossimi cinque anni a lavorare nell'interesse esclusivo della città. Eh, questa iniziativa è, purtroppo eh, ha avuto, eh, non so, sarà durata il tempo di, di, di un lampo su una, una grotta, come si usa dire dalle nostre parti. E purtroppo ci troviamo che ci saranno 7, 8, 10 candidati un'altra volta. Quindi Massimiliano Baldini è un amico, gli auguro grande fortuna. Eh, la mia candidatura era nata da una serie di soggetti e persone che mi avevano chiesto questo impegno e io, a battuta, avevo detto certo, ma è evidente che eh, io sto a casa mia e a Viareggio ci sono persone in grado di fare il sindaco, senza dubbio. Va bene, vedremo, vedremo come andrà a finire anche la, la vicenda delle candidature. A eh, Viareggio, intanto invece andiamo a parlare, eh, in tante pagine ovviamente dedicate al carnevale, andiamo a parlare <coughs> di casa sua, di Pietrasanta. Eh, tra l'altro con notizie non certo allegre perché si parla eh, sulla pagina eh, su questa pagina dell'operaio eh, dell dei 40 anni colpito eh, dall'influenza. Su INA e il Sindaco Lombardi eh, nessun allarmismo, la situazione è sotto controllo. Poi eh, sotto c'è un articolo eh, sulla questione della revoca definitiva dell'ordinanza eh, sul taglio. Eh, Pietrasanta ha vissuto questa emergenza dell'acquedotto eh, che è durata per diverse settimane e eh, che ha sconvolto un po' la vita mh, di tutta la città. Si dice che e, tra l'altro la non ricandidatura del eh, sindaco uscente Domenico Lombardi sia in qualche modo dovuta anche agli, diciamo, agli strascichi eh, di, questa, eh, di questa vicenda. Eh, lei eh, se ne è già parlato in quel Consiglio Comunale Aperto che c'è stato al Teatro Comunale, eh, lei che cosa pensa di tutta questa intera vicenda e che cosa lascerà a Pietrasanta? Ma guardi, intanto bisogna chiarire che è una cosa che io ho sollevato anche in quella serata del Consiglio comunale che eh, vi sono due emergenze importanti. La prima è quella della salute che eh, è stata gestita inizialmente male eh, perché la notizia di questa cosa che è stata rilevata l'anno prima, quindi l'anno scorso a questo punto due anni fa, perché era 2013, siamo ai, siamo ai primi del 2015, eh, forse all'epoca andava subito oh, emessa l'ordinanza di chiusura del, della potabilità dell'acqua. L'altra questione, secondo me, eh, importante era quella delle eventuali conseguenze sulla, sui cittadini e questa dopo un periodo di stop and go, diciamo così, perché. Eh, dico periodo perché anche cinque giorni in quel caso sono importanti perché la salute è importante eh, si è passati ad un pool eh, di soggetti che hanno operato prima di tutti l'università di Pisa che ovviamente ha sollevato il problema chapeau perché loro eh, eh, erano gli ultimi che l'avrebbero dovuto fare e forse doveva essere la società dell'acqua che aveva questa responsabilità alla, alla volontà dei, dei cittadini che si sono spesi questa, questa, questa biologa del, del CNR, la dottoressa Bramantica, alla quale va il mio ringraziamento, e poi ovviamente l'altra emergenza è quella che Pietrasanta non è né la città del veleno né la città dell'influenza suina, insomma, Pietrasanta è anche una città. Che affronta queste cose sempre a testa alta, con, con grande piglio e con grande energia. E questo non è, non è stato trasmesso, quindi, anche per l'economia generale del territorio, forse anche questa cosa non è stata gestita adeguatamente. Ma l'elemento, il fulcro fondamentale è il famoso progetto di bonifica e messa in sicurezza delle miniere presentato dalla mia amministrazione nell'anno 2003 appena acquistate le, le miniere, le miniere si acquistano a maggio, noi presentiamo a settembre che è la regione Boccia. La regione Boccia non finanzia, noi dobbiamo fare ricorso al TAR addirittura. Il sindaco Lombardi, però, quella famosa resera del Consiglio Comunale l'ha accusato di non aver fatto bene i conti. Sì, Ad aver sì, presentato eh, questo piano. sì, e poi lui non si ricandida. Quindi alla, alla fine eh, voglio, voglio vedere come è andata a finire, perché ero qui che aspettavo ancora la smentita formale che questo piano non esiste, che questo progetto non esiste, io e lei eravamo al Consiglio Comunale, oggi ne sono passati qualche mese, ancora la smentita non c'è. Perché non c'è? Perché alla fine della serata io ho consegnato il progetto all'assessore all Bramerini della regione la quale mi ha detto, mi impegno a far sì che questo importante, almeno questo primo step che erano 2 milioni di euro di investimento, venga approvato perché noi siamo molto attenti alla salute dei cittadini. Quindi una cosa da fare subito è quella, perché la bonifica di quell'area è essenziale. Speriamo che questa volta senza ricorsi al TAR possiamo diciamo così ottenere un finanziamento importante, chiunque sia poi il sindaco della città, mi interessa poco, la prima cosa ovviamente è mettere in sicurezza il territorio. C'è un primo messaggio, bel manifesto, ottima idea, il gioco di parole con le iniziali del nome. Intanto, Beh, è un primo insomma, messaggio oh, che dice che, eh, il, che eh, il manifesto va bene, poi la campagna elettorale... È un'altra cosa. È un'altra cosa ed è pure lunghissima. Eh sì. Ehm, Andiamo a inquadrare un altro titolo riguardante Pietrasanta sull'assemblea che c'è stata ieri pomeriggio, sì. dalla Versilia a Firenze per gridare no al piano paesaggistico, assemblea di cavatori, imprese e amministratori locali. Porterà a chiudere le cave e perdere tanti posti di eh, lavoro. Lei era presente ieri? Sì, in ero, questa assemblea? ero presente. Qua, eh, questa è un'altra roba assurda a proposito di regione. E qui purtroppo non siamo attenti alle questioni che interessano lo sviluppo. Eh, noi stiamo vivendo un periodo di crisi che ormai dura da un sacco di tempo, sono sette anni dal 2008 che è fissata quella data di inizio della, della crisi economica e eh, un'occasione per le regioni, per i territori, per i comuni, eccetera, sono i famosi piani di indirizzo territoriale per quanto riguarda la regione, i piani regolatori o regolamenti urbanistici per quanto riguarda i comuni, e quindi insomma tutto quello che è ovviamente lo sviluppo del territorio, è chiaro, no? e l'utilizzo del territorio. Cosa fa la regione? Prima condanna, poi hanno recuperato in parte a morte i viticoltori della Toscana con il divieto di reimpiantare i vitigni, eccetera, eccetera, per un fatto paesaggistico. Poi prende una delle economie fondamentali del nostro territorio che è il marmo e gli taglia definitivamente la testa con la chiusura delle cave. Sembra quasi come quando l'Europa, e ancora persiste questo problema. Ci ha impedito di coltivare le arance in Sicilia e noi siamo costretti ad andarla a comprare in Spagna. Qui è la stessa roba, cioè, cosa vogliamo fare? Vogliamo mettere a casa 10.000 addetti e far chiudere eh, centinaia di imprese, così andiamo a comprare il marmo da altre parti, eccetera. Io credo veramente, delle volte che ci sia un disegno sotto per distruggere la nazione, no? E questo è un disegno per distruggere la nazione. Questa è follia, questa è una follia ideologica. E mi spiace veramente che i, il, i consiglieri regionali del Partito Democratico ieri abbiano disertato la, la riunione, perché siccome oggi la palla passa al Consiglio regionale, no, e possono cambiare la, la, la norma che ha, che ha licenziato eh, Rossi, perché tutti danno la colpa a Stamarson. Sta povera signora <ride> che ha fatto de de dei danni allucinanti, per l'amor di Dio, ma è un assessore di una giunta dove c'è un presidente che, insomma, sappiamo tutti, non si lascia tirare per la giacca dai suoi assessori. E quindi vuol dire che queste cose le ha decise lui. Se le ha decise lui ha sbagliato. Ma è la necessità comunque di regolamentare questo settore. Regolamentare è, è l'alternativa a chiudere, invece qui è chiudere e poi vediamo. Insomma, eh, il problema è questo. Eh, se non ci fossero state le cave di marmo non ci sarebbero state le opere di Michelangelo, non ci sarebbero state la diffusione nel mondo dell'arte e dell'artigianato locale, non ci sarebbero decine di migliaia di persone che hanno lavorato, lavorano e continuano a lavorare. Per il marmo e Pietrasanta è la prima città a livello nazionale per l'artigianato. Abbiamo 66 laboratori d'arte, eccetera. Cosa facciamo? Chiudiamo, cominciamo a lavorare i graniti del Marocco? No, non lo so. Ci... Vedremo anche questa vicenda come si svilupperà in seguito. Ci dobbiamo di nuovo fermare per la pubblicità. Torniamo tra pochissimo con Massimo Mallegni e le notizie sui giornali di questa mattina. Tra poco! Di nuovo in diretta con le notizie dei giornali di questa mattina con Massimo eh, Mallegni. Torniamo a parlare eh, di politica e di elezioni regionali perché sulla pagina regionale del Tirreno c'è la notizia della eh, candidatura eh, di Borghi per, eh, Claudio Borghi per eh, la eh, Lega Nord alla presidenza della regione toscana, la sfida di Borghi alla toscana di Renzi, la Lega vuole vincere per mandare il Premier a casa. Anche in questo articolo è citato il suo nome, le leggo il passaggio. Porte aperte a tutti quelli eh, che ci staranno alla, a sostenere la mia candidatura, ovviamente l'appello di Borghi è rivolto a tutti i grillini compresi, meno il PD. Nel contempo però niente diktat da Forza Italia. Io sono il candidato, dice Borghi, e non al retro di un centimetro a meno che non vengano proposti nomi nazionali e credibili, per capirci, mallegni. E anche la stessa Debora Bergamini, perché è spuntato anche il nome di Debora Bergamini come candidata alla presidenza regionale questi due nomi non ci vanno bene fa sapere Borghi ecco il suo nome non, non va bene a Borghi se ne faccio una ragione ce ne faremo eh, una ragione le, eh, le vorrei dire comunque ha già chiarito che eh, non farà parte insomma, non, no, certo. del, del lotto dei possibili no, candidati no. Eh, per, per la regione eh, Visto che siamo tornati a parlare di politica, eh, ieri sera con il sindaco di Monte Carlo, Vittorio Fantozzi facevamo il conto dei, dei sindaci di aree di centro-destra che sono rimasti in provincia di Lucca. Sono quattro. Eh, in Versilia non ce n'è neanche uno. Mm, lei come la vede? Un'epidemia. Un'epidemia, la sconfitta di un intero movimento? Ci sono responsabilità locali? Ma guardi ehm, quando quando le cose si verificano come si sono verificate in Versilia è evidente che qualche responsabilità c'è ovviamente io verifico e registro un vertiginoso tonfo della coalizione di centrodestra a livello regionale, in generale come e a livello lucchese ovviamente io credo che non debba essere io a puntare il dito ma chi ha eh, la responsabilità e eh, eh, credo che se ne debba far carico. Insomma, ecco. Ora vediamo, vediamo cosa succede, vediamo ehm, anche la partita di Pietrasanta come, come andrà a finire. Insomma. Io, peraltro, ho proposto ehm, dopo le insistenti richieste per la mia candidatura, che sono andate dalla Lega, la prima che è uscita, sino all'associazione Illuminiamo il nostro futuro, insomma, la società civile, eccetera, Forza Italia, Fratelli d'Italia tutti quanti. Ehm, io ho detto va bene, io sono disponibile, però sono disponibile eh, presentando una lista politica locale, lista politica locale dove i partiti saranno ovviamente mh, rappresentati all'interno della lista del Consiglio Comunale, indicheranno una rosa di nomi da inserire nella lista del Consiglio Comunale, ma i simboli dei partiti eh, è bene che secondo me in questa tornata elettorale eh, non ci siano, perché noi dobbiamo puntare nell'interesse generale eh, ed esclusivo della città, perché la città ha bisogno di alcune cose, quindi noi faremo quelle, quelle cose che dobbiamo fare, finito il nostro diciamo così, compito, ognuno torna a fare il suo mestiere, che è quello che poi... Tutti dicono, ma nessuno fa, no? Perché in politica uno fila e poi non esce più. Io l'ho fatto, ho fatto 10 anni di sito, sono tornato a fare il mio mestiere, oggi serve ancora un impegno, io gli do il mio impegno e via. Lei, se non sbaglio, ha parlato, ha messo anche tra le varie condizioni quella di eh, persone nuove. Novità assoluta: della sua squadra. No, novità assoluta la, la mia giunta che io presenterò, presenterò, io presenterò la giunta con la presentazione ufficiale. Della, della mia candidatura e con il programma di mandato eh, sarà rappresentata da persone che non hanno mai fatto parte di nessuna giunta e quindi questo è importante perché ci serve novità, Però lei novità, non è una novità. Novità. mi hanno definito la minestra riscaldata, lei deve sapere che eh, a Pietrasanta eh, c'è un piatto tipico che è fantastico perché eh, voi siete lucchesi pensate di farli più buoni di noi, ma noi abbiamo i tordelli al ragù. Tordelli a ragù pietrasantino, noi facevamo anche una gara di tordelli della, durante il periodo di carnevale, eccetera, il tordello pietrasantino tutti sanno che va mangiato il giorno dopo, quindi bisogna farlo il giorno prima, mettere lì il ragù, lasciarli lì a... a Oddio, quindi... con lei è passato qualche anno però, eh? eh? È passato qualche anno, non, è? non siamo al giorno dopo. Non siamo al giorno dopo, no. non siamo al giorno dopo. Esatto. Eh, o ho, ho cominciato troppo presto, eh, ho, oppure, oppure non lo so. Eh, io credo che questo sia un impegno importante. Eh, spero di. Eh, riportare un po' di serenità e di slancio e di sviluppo alla città questo è il mio unico obiettivo mi, mi dice perché il centrodestra non fa mai le elezioni primarie a Pietrasanta il centro-sinistra eh, fa, le, fa le primarie tra l'altro venerdì prossimo vener cioè venerdì sera avremo ospiti proprio sì. i, i tre contendenti alle primarie il centrodestra mai ma io eh, sono stato un promotore delle primarie del centrodestra l'ho sempre detto ehm... Per anni ho cercato di portare avanti questa impostazione. Le primarie si fanno quando? Si fanno quando non c'è accordo no? e quindi ci sono legittimamente uno, due, tre, quattro candidati e anziché litigare e far decidere le segreterie di partito, che mi sembrerebbe sbagliato, si va alle primarie. Questa volta a Pietrasanta noi abbiamo prodotto un documento come, eh, come Forza Italia nel, nel quale si, si diceva che eh, noi abbiamo il nostro candidato. Eh, e se eh, c'erano altri candidati si andava alle primarie, giustamente. Ehm, Al che i vari partiti, eh, presentando anche loro i no, di nomi importanti e di, e, di, e di tutto rispetto, hanno detto noi abbiamo il nostro nome, ma se Mallegni accetta la candidatura noi ritiriamo il nostro nome. E dopo grande riflessione, perché non è stata una cosa semplice per me dal punto di vista personale, familiare, imprenditoriale, eccetera, ho detto va bene, accetto con le, con le, con le pregiudiziali che poco fa abbiamo ricordato. E quindi francamente c'è unità sul nome di, di Mallegni e le primarie non servono, ma se non ci fosse stata questa unità noi avremmo presentato il nostro candidato, eh, gli altri il loro e saremmo andati alle primarie. Secondo me è l'unica strada, è veramente l'unica strada. Vanno fatte bene perché altrimenti si rischia di fare la fine della Liguria col PD o di altre realtà, vanno fatte bene. Eh, io credo che le primarie siano un momento importante all'interno di quelle realtà dove non c'è accordo. E a Pietrasanta, e, e leggo i giornali come li leggiamo tutti, perché io non conosco le vicende degli altri, e mi sembra che eh, fra battaglie intestine, accoltellamenti alla schiena, e assessori che scappano il giorno prima perché magari c'era l'acqua che non andava più o meno bene e, e correnti varie, eh, siano ben tre i candidati alle, alle primarie. Tutte degne persone ai quali auguro buon lavoro, però insomma, la situazione e l'atmosfera è quella lì. Passiamo a, di nuovo ai problemi del territorio perché eh, in Toscana ieri si è parlato anche della questione una questione che non riguarda direttamente i sindaci per la verità che è quella delle poste che però è particolarmente irritante per il cittadino medio perché si parla di un servizio che dovrebbe essere garantito uno dei servizi fondamentali. Eh, per il cittadino che a poco a poco eh, invece non viene più fatto praticamente soprattutto nelle zone più disagiate come ci saranno sicuramente anche a Pietrasanta. Dopo i cittadini la rivolta dei sindaci eh, poste stop ai tagli. Eh, lei ha dovuto affrontare questo tipo di emergenza durante gli anni in cui ha fatto il sindaco a Pietrasanta? Eh, parzialmente perché già era iniziata la privatizzazione. E le poste italiane hanno improntato la loro attività come un'azienda un pura e semplice. È l'unica, credo, azienda italiana, importante ovviamente, eh, che ha un, un guadagno sostanzioso. Post-riorganizzazione. Il problema è che il cittadino ha il diritto di avere questi tipi di servizio. E quindi le poste hanno problematiche, cioè, creano problematiche al cittadino per gli orari di apertura, per le consegne, creano problematiche per la capillarità degli uffici che in molti casi sono stati chiusi e accorpati ed è un errore perché è vero che le poste guadagnano, ma andassero pari, ma offrissero un servizio come veniva offerto, non dico come prima, ma insomma allo stesso modo, quasi come prima, non sarebbe male. Questo problema oggi esiste. Eh, però mi sembra di capire che eh, sia più importante che l'azienda guadagni che il servizio offerto, per poi magari spendere i guadagni nell'acquisto della partecipazione di Alitalia, no? eh, come è successo, quindi per ovviamente rimpinguare il capitale sociale e proporlo a, a Etihad con uno sguardo diverso, più brillante. Insomma, ecco. Insomma, probabilmente una, uno dei problemi più importanti che dobbiamo affrontare in questi giorni eh, anche sul nostro territorio. Ci fermiamo di nuovo per la eh, pubblicità, poi torniamo di nuovo con eh, l'ultima parte del nostro programma e con Massimo Mallegna. Tra poco. Siamo di nuovo in diretta con la Rassegna Stampa e con Massimo eh, Mallegni, Buongiorno. nel frattempo è arrivato anche un altro messaggio, un messaggio che dice Grande Massimo, l'unica persona vera e concreta che ha fatto qualcosa per Pietrasanta, è firmato da Luca Del Bagno Adua, eh, quindi un, un, un suo fan, un suo elettore per le prossime, la prossima giornata elettorale. Eh, Visto che ci manda un messaggio dal bagno adua, eh, mi piacerebbe affrontare anche il tema del, del turismo, delle spiagge, della, della cultura, dell'offerta che può dare Pietrasanta eh, appunto in ambito eh, turistico. Eh, che, lei lavora tra l'altro in questo settore, quindi è un profondo conoscitore dei problemi in questo momento. Ci può parlare della sua visione? Eh, amministrativa in, in, questo, in questo settore difficilissimo, anche perché ora c'è l'incertezza delle norme europee poi sulla gestione sì, delle spiagge, un eh, tema che va avanti da anni sì, e che ne sembra non avere mai fine. Sì, lì è stata gestita male la questione della Bolkestein, ovvio, ovviamente, perché la Bolkestein è la direttiva europea sui servizi in concessione, no? E quindi eh, gli stabilimenti balneari sono stati inseriti in questa direttiva, cosa francamente allucinante, ehm, perché alla stessa stregua del, 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 del banchettino che va eh, ovviamente al mercato, con tutto il rispetto per il banchettino che va al mercato. Eh, però finché è stato per i taxi abbiamo risolto il problema, finché è stato per le altre cose abbiamo risolto il problema e per i balneari eh, ovviamente no perché qui c'è l'ideologia che ce la portiamo dietro, eccetera. questo è un problema enorme, importante, che va affrontato in maniera seria, poi ci si è messo a proposito di PIT, si parlava di, di cave, cioè abbiamo il problema del PIT anche sugli stabilimenti balneari, perché l'investimento diciamo negativo di questo piano integrato territoriale porta a far sì che vi sia ancora più debolezza da parte dell'offerta balneare. Per quanto riguarda il sistema turistico in generale, eh, noi abbiamo una carenza in Versilia enorme, ed è un punto di aggregazione. Che potrebbe consentire di attrarre in questo momento ehm, grandi eh, aziende, grandi imprese o anche piccole imprese. Sto parlando di una sorta di pala congressi, pala eventi. Se, che ne, è, parla, se ne parla da anni. È di fondamentale, cosa, guardi, ehm, è fondamentale. Sì, mi sembra come il pontile di Marina di Pietrasanta, se ne parlava da 30 anni, poi alla fine è arrivato un matto e l'ha fatto. No? Va a finire che sarà così anche questa volta. A me non interessa che venga fatto nel comune di Pietrasanta piuttosto che avviare. Piuttosto, ma va fatto, va realizzato. Le città di Rimini e Riccione ne hanno realizzati due uno a fianco all'altro, sono a 1500 metri l'uno dall'altro, le hanno presi in giro i sindaci di Riccione e di Rimini, oggi quelle due realtà sono due realtà importanti, fondamentali, che attraggono imprese. Allora, noi abbiamo più di 500 alberghi, eh, 600 stabilimenti balneari, ristoranti, bar, eccetera, eccetera. Gli vogliamo dare la possibilità di, di lavorare anche? A ottobre, novembre, dicembre, gennaio e febbraio, vogliamo fare in modo che il territorio, allora, questa è una, è una delle strade, bisogna farlo perché attrarremo importanti spettacoli per esempio dove potremo fare delle iniziative anche di tipo televisivo con uno spazio adeguato, Attrarremo le piccole e medie imprese o anche le grandi, le grandi aziende perché eh, deve essere fatto almeno di 2.500 posti, ovviamente modulare che, con piccole salette eccetera, che dia la possibilità di attrarre e distribuire sul territorio tutta la clientela. Gli alberghi sarebbero pieni, i ristoranti funzionerebbero. Ma è il segreto di Pulcinella anche questo, cioè nel senso che è una roba da fare subito. Ovviamente l'altro aspetto è quello che di pari passo le banche devono dare possibilità alle imprese di ristrutturare, i bagni hanno problemi con la bocca, bene, ci sono alberghi, ristoranti, bar eccetera, che hanno bisogno di finanza. Hanno bisogno della possibilità di avere quattrini. Allora, con l'iniziativa della BCE, che butta sul mercato più di 60 miliardi al mese di euro, le banche italiane, in questo caso toscane e della Versiglia, devono puntare sulle imprese. Perché se un albergo che va ristrutturato ha la possibilità di avere finanza, rappresentando un business plan adeguato, è giusto che questa cosa accada. È chiaro che nel business plan l'azienda deve scrivere cosa vorrà fare. E se non c'è un'attrattiva come per esempio un Paleventi, un Pala Congressi, una struttura che attiri, questa cosa non si può assolutamente fare. C'è una bellissima area e chiudo sull'al punto a Lido di Camaiore dove c'era l'ex Bussola domani. E eh, da quando inizieremo a parlare di politica e di territorio, di Pietrasante, eccetera, io cosa farò? Chiamerò Alessandro Del Dotto e gli dirò Alessandro se lo vuoi far lì, il, per quello che mi riguarda questa è, un, è una mano tesa e ti aiuterò a, a realizzarla. Visto che ha tirato in ballo la questione spettacoli attrattive culturali, mh, Pietrasanta ha questo piccolo gioiello che è la Versiliana, il festival, il, il caffè eh, della Versiliana. Negli anni scorsi mi ricordo che sotto la sua amministrazione eh, l'accusavano lei o Massimiliano Simoni di invitare soltanto persone di centrodestra al caffè della Versiliana, eh, facendo un uso un po', un po partitico eh, di questo strumento. Le chiedo un giudizio intanto. Uh, invece sull'amministrazione Lombardi per quanto riguarda il festival e il caffè e quello che pensa nel suo programma elettorale immagino che ci sia un, un impegno forte anche su questo su Ma questo guardi, attimento. intanto bisogna vedere se ci saranno ancora le fondazioni e le società partecipate perché i cittadini devono, uh, devono smettere di, di frugarsi in tasca per pagare... Eh, i, i vezzi degli amministratori che magari amano andare in video piuttosto che andare in teatro. Questo secondo me è un fatto importante. Perché vedi il tempo cambia, perché tutti continuano a dire eh, ma tu hai fatto la fondazione. Sì ragazzi ma svegliamoci. Eh. Cioè, se io con la mia impresa, io faccio, faccio l'albergatore, ho un albergo a Marina di Pietrasanta, se io quello che facevo nel 2008 lo rifacessi oggi ma fallirei alla velocità della luce. Le imprese, e il comune è la più grossa, grossa impresa del, del territorio con 50 milioni di euro di, di giro, diciamo così, devono muoversi. Se voi come noi TV eravate rimasti nel capannone dove eravate rimasti invece che essere in questo bellissimo polo tecnologico, probabilmente avevate già chiuso e no, facevate la fine di rete Versilia. Allora, il problema è che bisogna svegliarci, bisogna fare investimenti. C'è il momento che bisogna allargare, si allarga, c'è il momento che bisogna stringere, si stringe quindi in quel momento le fondazioni e le società partecipate andavano fatte perché si attraevano risorse e si dava la possibilità di svincoli di bilancio importanti, oggi il mondo è cambiato ha bisogno muoversi, cioè bisogna, bisogna stare lì a aspettare ma e lei che cosa propone allora su questo? ma guardi, noi. intanto le società vanno riviste quindi non so se la società partecipata di Pietrasanta ci sarà ancora la, se, se io avrò la possibilità di governare la città la fondazione versiliana non può più avere 400 mila euro all'anno dal comune perché il comune c'ha da fare investimenti diversi non è possibile. La fondazione, se vuole campare, deve andare a cercarsi i quattrini, se no la fondazione si chiude. Si fa comunque la stagione della Versigliana: si farà in un altro modo. Lei mi chiedeva un giudizio su, su questi anni e che giudizio le do? Cioè, che, che, giudizio, che, che giudizio le do? La, la stagione si è ristretta. Eh, invece di. Io puntavo a allargarla. Ho fatto la ristrutturazione della villa. Ho avuto 3.300.000 milioni euro di, di contributi dalla regione toscana. Abbiamo ristrutturato, abbiamo fatto condizionamento, riscaldamento, abbiamo fatto tutto per tenerla aperta tutto l'anno. È chiusa. Abbiamo fatto investimenti nel parco che non vengono sfruttati. Cor Però hanno allargato il. portano il festival della Versiliana anche a, al palazzo Mediceo di Seravezza. Eh, Avrà appunto. sentito nei giorni scorsi. Sì, sono contento. Eh, bravo. Quindi praticamente con i soldi di, di, di Pietrasanta andiamo fuori. Ma va bene, va, guardi, va tutto bene. Qui non è il problema che dobbiamo portare la Versiliana al Medicio. Qui bisogna fare degli eventi culturali versiliesi coordinati. Perché non è possibile che la sera che c'ho Massimo Ranieri in, in, in Versiliana. C'ho Biagio Antonacci alla Villa Bertelli e ho Loredana Bertè al Pucciniano e poi magari facciamo uno spettacolino anche alla cittadella. Però però anche, anche, anche di queste famose cabine di regia, però se ne parla ma da anni. Ma che cabine però, di regia? Chi c'è un comanda? Che cabine di regia? E eh, eh, vabbè, se ne parla da anni, ma nessuno poi riesce a. Ma che a cabine, cabine di regia? Io sono. Ma che cabine di regia? La cabina di regia non funziona, queste sono le invenzioni, i famosi tavoli, no? Lei quando lei si deve accorgere da cittadino, che quando arriva qualcuno politicamente eh, attivo e le dice faremo un tavolo. Ecco, non si farà niente, ovviamente. Io, io, io propugno da ormai tre anni il comune unico della Versilia, no? Perché sono un matto, perché se un territorio così piccolo come la Versilia, 160.000 abitanti, non coordina le attività in termini concreti, ora c'è l'Unione dei, dei Comuni. L'Unione dei Comuni, io avviso subito eh, gli amici dell'Unione dei Comuni, no? Lo dico chiaro, che se funziona bene, perché se no, se dovesse toccare a me Pietrasanta ad amministrare ancora la città... E io vengo via dall'Unione dei Comuni, ci sto a fargli, Sapete quanto costa il Comune di Pietrasanta, l'Unione dei Comuni? 30.000 euro all'anno, 30.000 all'anno, e non facciamo le strisce per le strade. Cioè, allora, va bene tutto, siamo d'accordo per l'unificazione dei servizi, siamo d'accordo, ma bisogna farlo in maniera strutturale, e quindi se noi uniamo la Polizia Municipale... Dobbiamo prendere un signore all'Unione dei Comuni che coordina questa roba, ma non che facciamo la cabina di regia. Se facciamo la, gli eventi culturali bisogna fare come fanno in Costa Azzurra, che non è che sono nel, nel, a New York, in Costa Azzurra dove i comuni che litigano da sempre, ma hanno fatto un ragionamento unitario, hanno costituito questa... Questa, questo board del turismo e c'è un direttore generale che io ho portato a Pietrasanta due anni fa ho fatto un bellissimo evento lui ci ha spiegato che fino a che tutti coordinavano l'attività fra gli vari assessorati non si faceva niente poi hanno fatto il board hanno messo un direttore generale del turismo de, della zona che gestisce comanda e fa le cose oggi la costa azzurra c'è il segno più allora svegliamoci cioè, io dico questo qui non servono gente lei diffidi sempre da chi nella vita non ha mai lavorato, diffidi sempre, non ha mai lavorato. Allora perché chi lavora e la mattina si mette… A chi si riferisce? E non serve che lo dica io, lo sanno. Chi non ha mai lavorato e chi non si è mai posto il problema, le racconto questo, guarda, io in una riunione, non le dico, però in una riunione istituzionale, io come rappresentante degli imprenditori vado a un tavolo, ok, un anno e mezzo fa, Parlando dello sviluppo e delle cose, era il momento in cui eh, si insiedava il governo Renzi e il ministro Pinotti ragionava sulla, sulla cosa degli F-35. Si ricorda, riduciamo gli F-35, questi aerei eccetera. Allora io non mi ricordavo neanche di sta roba degli F-35. Parlai eh, in maniera piccata dicendo: Io mi sono rotto le scatole perché sono uno che eh, eh, il 16 di, di ogni mese ragiona sull'F24. Si alzò un amministratore, che non mi chieda il nome perché non glielo dirò nemmeno sotto tortura, e mi disse: Di questioni di politica nazionale non si discute. Quindi questi non, si, non sanno nemmeno che differenza c'è fra gli F35, che è roba che vola, e gli F24, che vola anche l'F24, ma al di sotto della cintura di noi italiani. Chiaro? Ecco, questo è Va il bene. punto. E quindi svegliamoci un po' perché sennò non si ottiene niente. Va bene, andiamo a leggere le notizie. Ci rimane giusto il tempo per leggere le notizie su Lucca. La nazione, eh, ritirate il bando sulle casermette. C'è stata una affollata assemblea ieri alla ex casa del Boia. Eh, ve, le, eh, ve ne riferiremo in un servizio nelle prossime edizioni del TG. Noi, fumata nera dall'incontro tra opera delle mura e associazioni. Clima teso e eh, polemiche, poi la notizia di un pignoramento al CUP, eh, clamoroso blitz di un avvocato con l'ufficiale giudiziario. La Asl gli deve 300.000 euro. È la stessa notizia che compare poi in apertura del tirreno di Lucca: Asl pignorati i soldi dei ticket. Azione legale per ottenere la provvisionale stabilita dal giudice che aveva condannato un medico. Poi anche la notizia dei controlli all'istituto Giorgi, dove è stato scoperto uno eh, studente con una dose di hashish. E la prima pagina del quotidiano nazionale La Nazione, Ucraina, tregua armata, molte pagine sono dedicate agli esteri nel, nei giornali di questa mattina, verso un documento comune ma si spara ancora, tramonta l'ipotesi caschi blu, crisi greca e stallo, veto di Berlino, oggi la Merkel vede Tsipras. E poi eh, un'altra delle notizie del giorno, eh, 32 morti, 16 anni, eh, Schettino condannato, ovviamente si parla della Costa Concordia, ma per ora non va in carcere. Eh, queste le notizie, le principali notizie, siamo veramente in eh, chiusura, a questo punto eh, ci lasciamo con Massimo Mallegni che... Eh, sta per iniziare la campagna elettorale, a questo punto lo possiamo dire. Eh, ci può dire anche qualcosa su questo? Che tipo di campagna elettorale eh, vorrà fare e come, come vorrà arrivare al, al voto che si presume ci sarà alla fine allora, di quest'anno? Una campagna elettorale tranquilla e serena. Noi abbiamo 4-5 temi importanti che dobbiamo affrontare. Eh, una è la riorganizzazione della macchina amministrativa, la sicurezza, la questione ovviamente della salubrità delle acque, non solo quella del taglio che è fondamentale, le bonifiche, ma anche la questione delle acque a mare con fossi e fiumi perché abbiamo una stagione balneare davanti. Abbiamo un territorio da, eh, da rimettere in sesto prima dell'estate, quindi riorganizzazione del, della viabilità, eh, segnaletica orizzontale e verticale: non c'è più niente, è tutto un, è un, un macello. Va bene, andiamo avanti. L'altro aspetto fondamentale è inizia a lavorare sulla questione del piano di rientro con la Corte dei Conti, perché ovviamente anche nell'ottica della normativa nuova va risparmato su 30 anni, è stata una cosa scellerata averlo, averlo fatto, averlo prodotto, ma insomma ne parleremo. L'altro aspetto ancora importante è quella della questione della, della tassazione. Noi siamo passati da 13 milioni a 25 milioni di tasse a Pietrasanta in 5 anni, da 13 milioni a 25, chiaro il concetto, 12 milioni in più all'anno. Cittadini Ci sono stati anche i tagli da parte dello Stato ai comuni. Eh, e quindi noi l'abbiamo presa dai cittadini dei, dei comuni, alla grande, siamo forti, cioè, alla, ma si va alla grande. Il problema è che i cittadini non ce l'hanno più i soldi da spendere perché glieli abbiamo levati tutti. Quando qualcuno dice: Ma sono spariti i soldi, non sono spariti i soldi, glieli abbiamo messi in tasse e li abbiamo portati nelle casse comunali. Questo non va assolutamente bene. Quindi bisogna ridurre la tassazione, bisogna ridurre anche la questione della tassazione generale, quindi suoli su pubblici, eh, oneri di urbanizzazione, eh, pubblicità, eccetera, eccetera. Ma come si fa? Allargando la base. E quindi, allargando la base con azioni di sviluppo che non facciano calare il saldo diciamo così, generale, ma che ovviamente consentano al cittadino di pagare ciò che gli serve, non una tassazione diffusa che massacra le imprese e le, e le famiglie. Ci, ci dobbiamo fermare, comunque, vabbè, è iniziata la lunga, la lunga marcia verso il voto anche a Pietrasanta, che appunto, ripeto, eh, presumibilmente ci sarà alla fine di maggio. Ringraziamo Massimo voi, anche per le notizie che ci ha dato questa. Lei è invidioso della cravatta, lo so. Eh, se rientra contro ho... il presidente Berlusconi, una cravatta anche per lei. Ho le mie cravatte, comunque la ringrazio. <ride> grazie a Massimo Vallegni, grazie per l'attenzione. Ci rivediamo eh, domani mattina con Buongiorno con noi.